La soluzione della crisi siriana divide le cancellerie internazionali. In vista della conferenza di giugno di Ginevra, la quale si è detta disponibile a partecipare anche Damasco, ieri a Bruxelles si sono incontrati i ministri degli esteri dell'Unione Europea. In agenda la scadenza della revoca dell'embargo per le forniture di armi ai ribelli che tanto gli Stati Uniti quanto la Gran Bretagna che la Francia finora hanno supportato con armamenti definiti non letali. Ieri sera ne hanno parlato a cena a Parigi il segretario di Stato USA Kerry, il capo della diplomazia russa Lavrov e il collega francese Fabius. Occorre lavorare velocemente all'ipotesi di un allentamento dell'embargo, ma solo con precisi criteri e garanzie, ha sottolineato il nostro ministro degli esteri Bonino. Dichiarazioni, quelle che arrivavano da Bruxelles, raccolte dalla coalizione nazionale siriana. È il momento della verità che attendiamo da mesi, ha detto da Istanbul il portavoce, che ieri a sorpresa ha ricevuto la visita del senatore USA John McCain, esortando i 27 alla concessione del via libera. Ma sull'altro fronte ci sono le resistenze di Russia, Cina e Iran. Mosca, nonostante la contrarietà di Israele e USA, non ha interrotto la fornitura di missili al regime di Bashar, mentre Teheran ha annunciato di avere concesso a Damasco due linee di credito per 4 miliardi di dollari e di volerne aprire una terza per aiutare il paese a fare fronte proprio alle sanzioni internazionali. E sempre l'Iran ospiterà domani una conferenza internazionale alla quale dovrebbero prendere parte oltre 40 paesi. Intanto, legata alla revoca dell'embargo, c'è l'altra questione che riguarda l'utilizzo di armi chimiche che l'esercito fedele al presidente Bashar avrebbe impiegato in alcuni casi per piegare i ribelli. Secondo la stampa francese, i soldati lealisti le avrebbero utilizzate nel corso dei combattimenti a Jobar, località alla periferia della capitale siriana.